A Giuliano Da Cunti, direttore commerciale di Invesco, domandiamo il suo punto di vista, cioè di una SGR internazionale, sulla MiFID 2. Se sarà effettivamente un'opportunità, il business si incrementerà oppure ci saranno delle difficoltà per tutti gli operatori? Ma io direi che il convegno oggi qui a Consulenza è stato decisamente illuminante e ha chiarito ancora di più la situazione. È evidente che MiFID 2 costituisce un processo di evoluzione rispetto a MiFID 1. È evidente che l'industria italiana fa bene ad alzare le orecchie, a aumentare il livello di controllo, però è anche vero che l'industria italiana è un'industria che ha già lavorato tantissimo nel mondo della consulenza, che ha un livello molto più avanzato rispetto a tanti paesi europei. Non è un caso che è stato chiarito in maniera molto nitida il fatto come la MiFID 2 rappresenti una normativa che va a colpire tutti, che va a essere implementata in tutti i paesi europei, ma direi che sul fronte della consulenza noi abbiamo un'esperienza alle spalle che può sicuramente fare la differenza rispetto ad altri paesi europei. Quello che può impattare noi società di asset management, direi che è il continuare a aumentare il livello di qualità di informazione. Con la MiFID 2 è evidente che dovrà alzarsi il livello di qualità anche dei consulenti finanziari, perché sarà sempre un livello più alto anche nella comunicazione verso i clienti, il livello di trasparenza verso la cliente. Tutto questo implicherà per definizione una maggiore conoscenza e comprensione di tutte quelle che le dinamiche che avvengono sui mercati. Quindi direi che con i rischi che comporta sempre un qualcosa di nuovo, le opportunità sono decisamente maggiori rispetto a quello che sta avvenendo. A suo giudizio, in cosa devono migliorare i consulenti finanziari italiani nei confronti dei risparmiatori? Beh, direi che quello che possono migliorare ulteriormente è cercare di spiegare con maniera estremamente semplice quelle che sono le dinamiche dei mercati, e questo non significa entrare nella tecnicalità dei prodotti. Ricordo ancora una volta come non più tardi di qualche mese fa è uscita una indagine di Einaudi che chiedeva in maniera molto chiara come il livello di conoscenza finanziaria in Italia sia ancora a livelli estremamente bassi. L'80% ancora non riesce a definire il livello di cos'è l'inflazione, il 70-80% non riesce ancora a fare distinzione tra azioni e obbligazioni. Quindi è evidente che lo sforzo da parte dei consulenti sia quello di aumentare il livello di informazione, ma facendolo nella maniera che possa essere compresa anche dai nostri risparmiatori, in maniera tale da farli diventare risparmiatori e investitori. E questo è il passaggio epocale che deve avvenire all'interno delle nostre industrie. Grazie Da Cunti. Grazie a voi.